lontano dai occhi, lontano dal cuore, mille si sono scordati di te. La vicenda del tram di Opicina smentisce in maniera categorica il testo di una bellissima canzone di Sergio Endrigo. Mai come nel corso di questi ultimi 6 anni i triestini hanno dimostrato nei confronti della Trenovia un affetto e un amore che fino ad allora erano stati ben attenti a nascondere, soprattutto se bloccati in via Romagna, ma questo è un argomento che è meglio non ricordare, vero? Vero però è che quanto accaduto dopo l'incidente del 16 agosto 2016, quando la vettura 405 andò a scontrarsi contro la vettura 404 che stava circolando in prova, 8 feriti, ha dato vita ad una serie di intoppi burocratici e procedimenti giudiziari che sembrano l'attualizzazione della causa Jarndyce contro Jarndyce di dickensiana memoria, oppure più prosaicamente la trasposizione nella realtà quotidiana della filastrocca di Sio l'Intento. Il tram di Opicina era ripartito 2 anni dopo un deragliamento avvenuto nel 2012 senza feriti, in conseguenza del quale erano stati anticipati anche alcuni lavori di manutenzione. Dopo l'incidente di 6 anni fa, il sindaco di Piazza, in seguito ad una serie di prescrizioni da lui ritenute folli, aveva accusato l'USTIF, l'allora ufficio speciale trasporti impianti fissi, di voler bloccare la Trenovia. Ne scattò una querela nei confronti del sindaco, assolto in tribunale. La pandemia poi ha ritardato i lavori di risanamento della linea, affidati alla Phoenix di Bologna, nomen non omen, poi subappaltati alla casertana Vitale One, conclusisi lo scorso marzo con un ritardo di circa 500 giorni. Per il completamento di tutti i lavori però si attende l'ok dell'Anfisa, Anfisa che altro non è se non l'USTIF con un nuovo nome. Più di recente un'ulteriore tegola che ha fatto andare in bestia il sindaco, la presentazione da parte di Francesco Russo, consigliere regionale PD ed ex candidato sindaco, di 2 interrogazioni su possibili infiltrazioni mafiose, citando la relazione annuale dell'Osservatorio Antimafia e un'indagine della Guardia di Finanza. Ancora nei giorni scorsi l'incidente occorso fra una vettura del tram in prova e un'autovettura, causando un danno lieve e non poca ilarità, già che era subito parso chiaro a tutti che la conducente dell'automobile non avrà minimamente pensato di trovarsi davanti un tram che di fatto, se non in prova, non circola più.